Benvenuti nel nuovo episodio di Notturno Crime, la nuova serie che vi terrà compagnia tutte le domeniche sera alle ore 21. Oggi vi raccontiamo la storia di una persona colta, ben voluta, che armava la sua mano per uccidere. Michele Profeta. Sigla. Siamo nel 2001, il protagonista della storia di questa sera, come ha accennato Silvia, è un certo Michele Profeta. L'uomo è di mezza età e all'apparenza è un uomo come tanti. Nessuna caratteristica, insomma, distintiva, niente che lo faccia emergere dal resto degli uomini ordinari della sua età, un lavoro e una famiglia. Un articolo però del Mattino di Padova intitolerà "Assassinato nel suo taxi", la prima pagina del giornale del 30 gennaio del 2001. Un certo Pierpaolo Lissandron, di 38 anni, è stato ucciso da un colpo alla nuca con una pistola Iver Johnson, calibro 32. Troveranno il suo taxi ancora con le luci accese. Il numero dell'auto è contrassegnato con il 14. Le autorità vengono subito allertate e in breve arriveranno la polizia e un'ambulanza. Sì, perché l'uomo all'interno del suo taxi non è ancora morto. Lissandron respira ancora. Tuttavia, nonostante i soccorsi siano repentini, il tassista lascerà una moglie dalla quale stava divorziando e due figli piccoli. Sulle prime, gli inquirenti pensano ad una rapina andata male. In fin dei conti, il mestiere di tassista, come sappiamo, in una grande città può davvero essere pericoloso. Non puoi mai sapere chi c'è dall'altra parte della chiamata che richiede i tuoi servigi, insomma, chi si siede nel sedile posteriore è sempre un'incognita. Eppure Padova viene ritenuta da tutti una città tranquilla. E l'ultima volta che un tassista è stato ucciso risale ben 40 anni prima. Poi niente manca dalle cose del tassista. In più, le chiavi dell'auto erano inserite ancora nel cruscotto. Il cambio è in folle e il freno a mano è tirato. Il tassametro è ancora in funzione e c'è un ombrello appoggiato anche di fianco al sedile. C'è anche il suo portafogli nell'auto, con all'interno addirittura l'incasso dell'intera giornata, ci sono ben 400.000 lire, i soldi dell'epoca, che nessuno ha toccato e che quindi dimostrano che quella non è stata una rapina, forse andata male, no? Allora chi poteva aver chiamato il taxi di Pierpaolo per poi toglierlo di mezzo? L'autopsia farà emergere che Pierpaolo Alessandrone ha un foro molto piccolo sulla nuca. Ovviamente quello è un colpo d'arma da fuoco. Sì, quello con la calibro 32. Esatto. All'interno dell'auto, però, ovviamente vi è anche sangue dappertutto, sul rivestimento dell'auto, sui sedili. Così l'auto verrà presa dalla scientifica per essere analizzata. E il proiettile verrà trovato ancora all'interno del cranio dell'uomo e è scamiciata, ovvero non è più rivestita dal metallo e questo si deforma al momento dell'impatto con il bersaglio, creando davvero dei danni molto importanti. L'assassino tuttavia non si è limitato a uccidere il tassista, no? Perché ha anche inviato dei messaggi alla polizia e questi fa anche delle richieste di denaro. Si chiederà infatti ben 12 miliardi delle vecchie lire, oppure lui continuerà ad uccidere così come ha fatto con il tassista. Siamo al 1 febbraio del 2001, quando arriva una lettera alla questura di Milano. La lettera è stata inviata da Padova ed è stata scritta con il monografo. Che Spiega che cos'è? cos'è il monografo? Ok, allora quel particolare strumento, quel righellino, avete presente quelle letterine usato per fare un disegno tecnico, per realizzare quella scrittura con i caratteri tutti uguali, ma non credo che si utilizzi in più questa cosina. Forse. Oggi c'è internet, oggi c'è il web, ci sono le app che ti fanno tutto. La lettera veniva firmata Padova 1. Questa risulterà essere spedita il 30 gennaio 2001, appena 24 ore la morte del tassista. Un'altra lettera era arrivata anche al questore di Milano, 18 giorni prima della morte del tassista. In quelle foto il killer chiede alla polizia di mettere un annuncio sul giornale Il Corriere della Sera e l'annuncio doveva essere "Offrisi tornitore, specializzato con 12 anni di esperienza, accompagnato con un numero di cellulare".
Allora forse il killer cercava lavoro. E chi l'avrebbe assunto dopo che sai che è un assassino? No, ovviamente no. Ovviamente l'inserzione sarà pubblicata il 15 di gennaio fino al 27 di gennaio. Tuttavia la cosa non basterà, perché dopo 12 giorni la prima vittima purtroppo ne arriva un'altra. Purtroppo questa volta si tratta dell'agente immobiliare Walter Boscolo, di 38 anni. La chiamata che giungerà alla centrale quel giorno sarà di mandare subito degli agenti a Pontevorco, in via San Francesco, 173, interno 4. Questa sarà la richiesta, ovviamente, di chi troverà il corpo di Boscolo, dell'immobiliare. È domenica 11 febbraio, l'uomo vive da solo, anche se fidanzato con Raffaella, e sarà proprio lei a trovare il corpo privo di vita di Walter, del suo compagno. Sull'agenda degli appuntamenti troveranno segnato un appuntamento alle ore 12 che lo avrebbe portato proprio in via San Francesco, davanti alla farmacia con un certo signor Pertini. Dunque, Boscolo si è recato lì, in quell'abitazione, quel giorno per fare visitare un alloggio. Sulla scena del crimine, il corpo è adagiato a terra, in un tavolino lì a fianco. C'è anche una busta bianca e sopra ci sono due carte da gioco, un re di quadri e un re di cuori. Che quello non sia il codice per comunicare un qualcosa? Ovviamente a questo punto la polizia vaglierà tutte le ipotesi. Walter è stato ucciso da tre colpi di pistola alla testa, tuttavia pare che nessuno abbia sentito lo sparo di quei colpi e soprattutto la scientifica non troverà i bossoli esplosi. Nella busta però troveranno il messaggio scritto da parte dell'assassino che dichiara che quella non è una rapina e di contattare il questore di Milano. Insomma, l'idea è abbastanza chiara di questo delinquente assassino. È l'8 febbraio del 2001 quando il serial killer si era messo in contatto con l'agenzia di Boscolo. La telefonata era stata strana ed era stata effettuata da un telefono pubblico. Beh, all'epoca forse non era così strano ricevere ancora chiamate dai telefoni pubblici. Comunque, 2 giorni prima del delitto, ovviamente, gli inquirenti cercheranno di risalire a chi avesse fatto quella chiamata, che aveva poi portato l'agente proprio lì all'incontro con questo tizio. E si riuscirà a identificare la scheda prepagata, ma pensate che bravi, usata proprio per effettuare quella chiamata e poi analizzato anche il traffico di quella scheda. Non pensavo che si potesse analizzare il traffico delle schedine con le usa e getta che si ricaricavano. Eh sì. Ve le ricordate anche voi? Scrivetecelo nei commenti, se le ricordano, se le ricordano. Eppure Pertini, l'uomo che ha chiesto l'incontro con Boscolo, con l'agente immobiliare, aveva già incontrato altri agenti immobiliari prima di Boscolo. Durante le precedenti visite non aveva voluto che l'agente che gli faceva visitare l'appartamento aprisse le tapparelle dell'abitazione. E questa cosa la farà per ben 3 incontri, una cosa un po' particolare, ma magari voleva vedere l'ambiente, l'alloggio al buio? Vabbè, ma se devi comprare o affittare un alloggio lo devi vedere con la Allora è luce. lui che non si vuole far vedere da altri. Ma perché allora Pertini non aveva ucciso quella gente che l'aveva già incontrato 3 volte? In seguito farà sapere che non lo aveva fatto perché la voce non si era fatta sentire. Dunque, l'agente immobiliare dei primi 3 incontri è stato davvero fortunato. Eh sì. Sono le 18:30 del 16 di febbraio a questo punto, quando verrà preso il killer. Ma come si è arrivati così in fretta a lui? Beh, sarà proprio l'agente immobiliare che aveva avuto quei 3 strani incontri con l'uomo, che voleva restare al buio a fare un identikit. E quindi, grazie a questo, la polizia riuscirà a rintracciarlo. Troveranno la sua auto e il luogo in cui in quel momento stava lavorando. Inizieranno così a metterlo sotto controllo e quando verrà perquisita la sua auto, al suo interno, troveranno il normografo, il righellino, le buste bianche, ritagli di giornale sui delitti e anche dei proiettili. Ma soprattutto e anche carte da gioco con un re di fiori nascosto tra le pagine di un'agenda. Allora forse quel re, quella carta ancora non utilizzata, sarebbe servita per un nuovo crimine. E lasciare così la sua firma attraverso queste carte. Ma chi è il killer? Michele Profeta, uomo di mezza età, colto, distinto. Michele aveva avuto una madre casalinga, un fratello maggiore e un padre dirigente di un'azienda del gas a Palermo, loro città natale. Dopo essersi iscritto all'università a 23 anni, si era sposato diventando poi padre di 2 maschi, con un impiego presso un'agenzia immobiliare, quindi anche lui era un agente.
Esatto. Ma davvero era così tutto ordinato nella vita di questa persona, di questo Pertini? Beh, per iniziare, la madre aveva avuto durante la sua adolescenza occhi solo per il fratello che tirava in ballo ogni volta come modello di riferimento. E poi quel matrimonio con Adriana, con la quale ha avuto quei figli, ma con cui purtroppo non è vero amore, perché lui è sempre stato innamorato di una certa Concetta. Allora perché non ha sposato Concetta? Pare che abbia dovuto lasciare Concetta per volontà della madre a cui lei non piaceva. Dunque, quel matrimonio comunque non durerà. E no, se non è contento. E questo ovviamente lo porterà ad allontanarsi anche dai propri figli. Ed è a questo punto che incontrerà Concetta, la donna sempre amata in gioventù. E così andranno a vivere insieme, si sposeranno e con lei avrà altri due figli. Vabbè, finalmente ha realizzato il suo sogno. Michele, questo è il vero nome di Pertini, di quel finto cliente che era interessato agli alloggi, si metterà in proprio, aprendo una sua agenzia immobiliare. L'uomo veste elegante, piace comunque alle persone e poi ci saranno alcuni assegni a vuoto. Una multa per truffa, una denuncia da una parte di ditta di tassisti e questo metterà un pochettino in crisi la sua agenzia immobiliare. In seguito Michele Profeta aprirà un ufficio come promotore finanziario e avrà anche a questo punto una relazione sentimentale con la sua segretaria. Michele finirà ancora una volta nei guai però, perché chiederà dei soldi in prestito e ovviamente non sarà in grado di restituirli. Dunque, finirà nelle mani degli usurai. Così sarà costretto a lasciare Palermo, la sua città natale, per trasferirsi in Veneto, in cerca di fortuna. È il 1996. In Veneto ci porta anche l'amante. Non poteva accontentarsi di Concetta che l'ha avuta dopo tanti anni? Dunque, durante la settimana vive con l'amante e nei fine settimana torna da Concetta e dai figli. Insomma, conduce una doppia vita quest'uomo. Il lavoro però non va come previsto e poi soprattutto condurre una doppia vita costa. Dunque, Michele sarà costretto per vivere ad arrivare a distribuire volantini. Tuttavia, il 12 di gennaio del 2001 cercherà una soluzione alternativa per rimettere a posto tutte le sue finanze, ovvero chiederà quei 12 miliardi allo Stato. Dunque farà un'estorsione, se così possiamo dire, allo Stato stesso, come abbiamo visto all'inizio. Sì, perché è proprio lui che manderà quelle lettere e soprattutto sarà lui che farà anche pubblicare quegli annunci riguardo alla ricerca di questo operaio specializzato. E poi inizierà a uccidere come ricatto. Il 12 sarà il numero che torna nella psicologia del killer. Infatti sono 12 i soldi Miliardi. 12 miliardi che Michele richiede. 12 sono gli anni inseriti nell'annuncio per l'ipotetico lavoro o ricerca del tornitore esperto e 12 sono anche i giorni che trascorrono tra un omicidio e l'altro. Beh, bel tempo da perdere. Eppure, nonostante le prove, non sarà così facile incriminare Michele perché durante il processo saranno sentite anche le donne della sua vita, la moglie e anche Antonella, l'amante. La segretaria, ovvero, che sapranno solo ora, in questo momento, di condividere lo stesso uomo. Mamma mia, pensa che tragedia. Nonostante questo, però, le due donne diranno di essere sicure al 100% dell'innocenza di Michele. Nonostante il tradimento, confidano nella sua incapacità di fare del male a qualcuno. Beh, in effetti, se tradisci non è detto che poi sei in grado di uccidere chiunque, giusto? Anche perché pare che Michele non si sia mai comportato male in casa e che con i figli non abbia mai avuto un gesto di violenza. Allora, come spiegare il revolver trovato proprio in casa di Michele? Beh, era stato trovato il revolver nel baule ed era appartenuto al nonno. Ok, allora con il normografo trovato in auto, che cosa ci faceva? Beh, quello lo usava per scrivere messaggi pubblicitari. Insomma, Michele ha una risposta per tutte le domande che gli vengono rivolte. Scriverà nei suoi diari che la vita offre spesso coincidenze inspiegabili, guarda E caso. beh, gli fanno anche comodo a lui in questo momento, magari anche per fatti banali, e tutto appare incredibilmente proprio come è avvenuto per il suo caso. Durante gli interrogatori, infatti, Michele rifuggirà ogni accusa. Arriviamo a questo punto, all'8 maggio del 2002. Michele Profeta in tribunale a Padova conferma le cose dette durante l'interrogatorio, gli avvocati della difesa però chiederanno una perizia psichiatrica nei confronti dell'uomo. Ma questa però non verrà concessa.
Tuttavia, la giuria lo condannerà all'ergastolo. Nei suoi scritti si leggerà che negli ultimi giorni di novembre del 2001 gli era capitata una cosa davvero strana. Lui si trovava in un parcheggio in auto e stava compilando delle schede per alcuni calcoli sulle probabilità. Quando tutto ad un tratto aveva sentito una voce chiamarlo per nome. Insomma, come abbiamo potuto comprendere, questo uomo agiva sotto l'influenza di una voce che gli parlava. A posto. Questa voce, Michele Profeta, la descriverà come calma, carezzevole, e poi aveva capito che quella voce era della sua madrina. Alla fine, la confessione a questo punto arriverà. Michele dirà di aver commesso quei crimini per il Dio del bene. Ah, c'è pure un Dio del bene? Esatto. Ok, arriviamo al 7 di maggio del 2004, quando arriva la condanna definitiva. Per Michele Profeta è ergastolo, non c'è altra via d'uscita, ovvero prigione a vita. Aveva tutto Michele, praticamente in sintesi, a livello sociale Michele aveva tutto. Le perizie psichiatriche avevano confermato la sua capacità di intendere e di volere. Anche se gli verrà diagnosticato un disturbo di ansia e uno stato depressivo. In carcere Michele deciderà di laurearsi in lettere e filosofia. Durante una domanda per passare l'esame dirà di non ricordare quel particolare fatto e poi ad un certo punto reclinerà la testa all'indietro e inizierà a rantolare. Insomma, Michele pare che avrà proprio in quel momento un infarto. L'attacco al cuore lo porterà proprio quel giorno alla morte. Nei suoi diari Michele Profeta aveva scritto di essere sempre stato tradito, di non essere mai stato compreso. Allora forse era qualcosa che non era riuscito a elaborare interiormente, a creare quella voce che lui diceva lo guidava ad uccidere, era della sua matrigna però. Forse è un modo distorto per avere attenzione, cosa che fin da piccolo, come abbiamo visto, non aveva avuto neanche da parte della propria madre. E forse era un modo per rifarsi di quella vita che gli aveva creato tante delusioni, tante battute d'arresto, ma in ogni caso era lui che aveva deciso di sposarsi, poi aveva avuto la fortuna di tornare da Concetta, poi si era anche fatto un amante, cosa voleva di più? Comunque alla fine della nostra indagine possiamo dire che giustizia in qualche modo è stata fatta, perché un uomo pericoloso è stato preso e messo in carcere in modo che non potesse più fare del male a nessuno, perché è evidente che avrebbe continuato ad uccidere nonostante le richieste dei suoi ricatti fossero state in qualche modo esaudite, perché l'annuncio, il Corriere della Sera lo aveva ben pubblicato. Certo, non gli avevano dato 12 miliardi. Ma se lui servivano i soldi per rimettersi in pari con le finanze. Tuttavia, come abbiamo visto, il destino deciderà un finale diverso per Michele. Insomma, riesce a evitare l'ergastolo perché la sua salute lo stronca prima. Una cosa importante è sapere che comunque ha scelto Michele delle vittime casuali, non aveva niente a che fare con loro. Chiunque avrebbe potuto trovarsi al posto delle due vittime. Sì, solo però nel momento in cui la sua voce avesse parlato, perché il primo agente con cui ha avuto 3 incontri gli era andata bene. È stato risparmiato proprio perché la voce in quel momento non gli aveva detto di uccidere. Ha avuto solo un po' di fortuna. Un po'? No, ho avuto tantissima fortuna, però pensa che ti capita di morire per niente per colpa di uno che sente la voce della madrina. Ma non è la prima volta che qualcuno agisce purtroppo a causa di voci che sente. E poi in maniera sconsiderata, senza senso, senza... Insomma, giustizia comunque in qualche modo è stata fatta. Vi ringraziamo per essere arrivati fino alla fine anche in questo nuovo episodio. Vi aspettiamo come sempre di leggervi nei commenti. Fateci sapere anche se Notturno Crime vi piace e fateci sapere se Notturno Crime è di vostro gradimento, perché noi comunque ci vediamo domenica prossima alle ore 21. Ovviamente non dimenticatevi il consueto appuntamento quotidiano del martedì e del venerdì con rubrica notturna. Noi ci vediamo al prossimo video. Anzi, alla prossima indagine! Ragazzi, grazie di averci seguito fino qui, le Crimebell chiudono e sempre vi ricordano, ditelo voi, occhio alle stranezze.